Ciao a tutti, caciotti, e benvenuti in questo nuovissimo video. Questo è un video un po' particolare. Chi mi segue su Instagram avrà visto che ho messo un paio di storie interessanti. A Milano piove, io sto tornando a casa, abbiamo finito di registrare il social face, però non ho pranzato. A casa ci sono gli altri mates e infatti mi sa che ordiniamo qualcosa da mangiare e vorrei provare a fare un mukbang. Vi ho chiesto tramite un sondaggio se sapevate cos'era un mukbang e la maggior parte mi ha risposto di no. Quindi andiamo a vedere se i mates sanno cos'è un mukbang. Ciao Sasha. Ciao. Sai cos'è un mukbang? Un canguro? No, non è un tipo canguro. Di animale? No, non è un animale. Vabbè, tu non lo sai. Giuseppe. Tu sai cos'è un mukbang? Che cavolo è un mukbang? Un mukbang. Mukbang. Non c'entrano le mucche. Bang e banca. Oh madonna, ok. Stefano, ho una domanda tecnica. Spara. Tu lo sai cos'è un mukbang? Quando ti ingozzi di cibo fino ad esplodere, quasi. Bravo. Raga, venite di là, così ordiniamo, facciamo sto video. Che video? Il mukbang. Ah, dobbiamo farlo? Eh certo. Vi svelo che cos'è un mukbang. Un mukbang è un video in cui si mangia tanto. Sì, allora ok. Si mangia, ok, quindi lo ordiniamo. Lo so, per quindi ho deciso di registrarlo. Paga Giuseppe, vero? No. Sì. A posto. Allora, cosa ordiniamo di bello? So, caviale e champagne. Come caviale e champagne? No. Sono le 7 di sera. Che panini vanno bene in realtà. Qua sì. Una cosa veloce che devo registrare forte. Ho anche comprato il piccone. Quindi 7 panini. Beh, in effetti panini? Però in effetti i panini comunque arrivano subito, eh. Vado per i panini? Vai, quindi, panini. Quindi andiamo dal solito, panino giusto. Vai. Che panino volete? Ordiniamo. Io ne prendo. Vai, li so. K2. No, io voglio K2. Scusa, K2. Ah, e vedi, allora. Ogni volta che ordiniamo succede questo. Vabbè, beh, c'è il diplomatico e il primo. Io prendo i due. Anch'io, prendi i due. Milano 2015. No, il Baita. Il Baita, allora stai calma. Troppi nomi, non capisco allora, nulla. Il Baita per te. Inizia a segnare su. Aspetta, faccio il blocco. E voi sapete il menù a memoria, io no, e non capisco. K2. No, aspetta. Cosa? Ma chi li mangia tutti sti. Ho capito un mukbang, però. Chi li mangia tutti sti panini? Ma poi arriva tutto, poi che non voglia mangiare un panino. Prendiamo uno per tutto. Tartufo. E uno per Sabrina. Un tartufo per tutto. Bere? Vuoi bere? Cucchino zero. Cucchino? Quanti cucchini? Un cucchettina. A cucchino zero, vai. Due. Vabbè, fammi te? No, io va bene l'acqua. No, io mangio sano. Con un panino e l'acqua. Vabbè, c'è la limonata solo, se vuoi. C'è la limonata? Vai, limonata. Vai. Sì, tanto pago io. Siamo, raga, siamo 80 euro, non vorrei dire. Allora, un salutone a Vegas che sponsorizza il nostro primo mukbang. Grande, bella, ciao. Ah! Che è successo? Tudor ha lasciato una trappola in camera. Guarda. Ma una valigia. Sì, Tudor. Stefano, te lo posso dire. Tu giochi troppo a Fortnite. Oh. Rianimatemi. Un attimo. Fortnite nella vita reale. Ah, sto male però. La scendina. E anche il Medipack. Ma che cosa? È Fortnite nella vita reale. È arrivato il cibo, ma io ero in bagno. Grazie mille. Ciao, quanta roba abbiamo preso? Raga, un po' di roba. Raga, abbiamo preso un botto. Allora, porta sul tavolo, inizia a mettere tutto bello in ordine. Dai, no, hai ragione, è un mukbang. Giustamente, quando ordiniamo con i mates, succede sempre questo. Ci sono 6.000 cose e 4. Questa è una busta. Altra limonata. Pappa, cuccioli. Aspetta. C'è l'intro. Certo. Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo e primissimo mukbang. Ma non è vero, ne abbiamo fatti 50.000. Insomma, questo è il primo che si chiama mukbang. Vabbè, ok. Cosa bisogna fare? Mangiamo. Mangiamo questa montagna. Dai, ma aspetta, ma bisogna dividere tutti i panini. Qua non è calma. Questo è tutto tartufo. Facciamo così, leviamoli tutti dalla confezione, così riusciamo a dividerli per bene. Posto? No, c'è un altro, raga. Basta. Quanti tartufi abbiamo preso, raga? Vabbè, io prendo. Vabbè, allora, il mukbang funziona così, che abbiamo una bevanda a testa, c'è la limonata. Aranciato. Chi altro aveva la limonata? Tu avevi la limonata. Perché tu due? Ah no, tu avevi la limonata. No, lui ha preso l'aranciata. Io ho preso, tu hai preso l'aranciata. No, io ho preso la limonata. Oh, allora niente, mangiamo, il mukbang si mangia. Comunque raga, per
cercare di recuperare questo video, ho fatto una storia e ho chiesto anche un po' di domande da parte vostra. Chi finisce nel primo vince. No, come no? Ti avete fatto oggi? Non è vero. Tipo, ti sono svegliati tutti ai 5 e mezza. Infatti, raga. Sono andato a metà al mercato ortofrutticolo, ho scaricato i meloni. È vero. Questa è la giornata. È vero. Sebbene stiamo facendo ironia, però più o meno è successo veramente. Poi in Brera mi hanno dipinto con la pittura. Mi ho fatto un'opera d'arte. Se diventa un format fisso per me va bene, un mook manca settimana. Va bene. Tanto si mangia, paga Giuseppe, qual è? Cosa vuoi più della vita? Raga, ma alla fine avete visto un po' i panini. Ah, ma perché voi ci avete preso due? No, io ne avevo solo uno, l'ho preso. Io ne ho già presi due. No, aspetta, aspetta, che nel mukbang si analizza il cibo, quindi tipo devi fare il morso e dici... Vai, in ordine, tu che stai mordendo? Allora, sto mordendo un buonissimo panino con prosciutto cotto. Brie e no, salsa. No, non è brie. Fontina? Tipo? Prosciutto cotto, formaggio e salsa rosa. E salsa rosa, aspetta, deve essere proprio mukbang. Il sapore com'è? Molto buono, molto buono. No, scusa, c'è il coso! C'è il coso! Aspetta, aspetta! Wow! Veramente tu si guardano i video mentre la gente mangia? Ma sono bellissimi, anche loro lo stanno guardando. Non lo so, forse, può darci qualcuno. Cioè, senza volerlo, noi abbiamo fatto tantissimi mukbang. C'è il video suo in cui ordiniamo da mangiare col pollo. Cinese? No, cinese l'abbiamo fatto sul canale di Sasha, di Stefano, io e lui. No, anche sul mio. E la cinese. E abbiamo fatto anche solo il video dove ordiniamo. Esatto, come ordino le mates. Che però hai messo le cosciotte di pollo nella copertina. 1-0. Non è una sfida, devi solo mangiare. Non è un verso food, è per mangiare. Per cenare. Si sta ingozzando per vincere una sfida che non è una sfida. Fare conversazione mentre si mangia. E per fare conversazione per fare compagnia a chi a casa vuole mangiare insieme a noi. Ah, e ma allora parliamo di qualcosa. No, appunto. Raga, però l'invenzione del secolo. No. A che schifo. Beh, oddio, Coca-Cola al limone. Eh sì, più o meno è lo stesso. Buonissima! Con il 16% di succo di limone. Il resto cos'è? Come se acqua, una limonata. E uno se n'è andato. Comunque se fosse un vero bookmark dovremmo fare anche bookmark è. No. Mukbang! Perché hai sporcato tutto, Ste? Cioè, da mangiare. E quelli cosa hanno preso? Scusa, un tartufello e un Luis. Bisogna ridere come il giapponese del video di Facebook. Ah, è vero, che scarti il panino. Vai. Io non pulisco. Non sono capace. Il tavolo no! State a dire, raga. Voglio fare anch'io, papà. Ma il tavolo dei mates! Non si fa così. Ci abbiamo messo una notte intera a montarlo. Hai fatto? Devi scendere con la foto. No. Già che ti sale tutta la pressione al cervello. No, ho troppo imbollici. Facciamo un mukbang. Ehi, bello. La baita di Heidi, bello. Oh mio Dio. Ma sono un po' pesanti, sono belli grossi questi. Ma sto mukbang è sfuggito, eh. Guarda la foglia che esce. mukbang non mangi più. E mukbang uno solo? Accetto. Facciamo il big bang e poi mukbang, non big bang. Leggiamo qualche domanda. Prima volta vediamo se qualcuno ha capito che cavolo è sto mukbang. E la domanda più curata sarà: cos'è il mukbang? Allora, ho montato lo gango. Ho pubblicato la storia. Sessione live nel mukbang. Live nel mukbang. Raga, abbiamo bisogno di voi. Allora, vi spiego, stiamo facendo il mukbang, non sappiamo più che cosa dire. E allora volevamo ricevere le domande. Giuseppe aveva fatto una stories ma non l'ha pubblicata. E quindi ora siamo in live. Quindi fate le domande. Fateci le domande per il mukbang. Abbiamo fatto una piccola live su Instagram per cercare delle domande e abbiamo ottenuto le domande, dice Giuseppe. Quindi vediamo quali sono le domande di oggi. Allora, mukbang. Flavi5 ci dice. Dice. Chi è che ha fatto più figure di cacca nella vita? Ma io mi ricordo che ne abbiamo fatte. Vabbè, la risposta in generale è che sicuramente Sasha ne ha fatte di più. Però per lui magari non sono figure di merda. Però se le analizzi dall'esterno, sicuramente è quello che ne ha fatte di più. Sì, c'è ancora della limonata là dentro. Cosa vuoi che succeda? Stefanino. Guarda, 50.000 like! Seconda domanda. Ecco. Le napoletane dei mails, che si chiama la pagina, ci chiede un pentimento della vita. No, allora sì, ce l'ho. Tutto questo che stiamo facendo adesso, io l'ho iniziato nel 2014. Il pentimento è di non averlo iniziato prima, anche se comunque ce l'avevo la passione di questa roba qua, del web, di queste robe qui. Okay. Perché volevo studiavo... Volevo internet, dai! Dai, sono Zuckerberg! Già l'ha fatto Facebook Zuckerberg! E vai così! Il pentimento è di non aver mai creduto tanto in YouTube. Nel senso che per me è sempre stata una roba del tipo...
Ma sì, divertiamoci. E invece adesso ci stai credendo. Adesso e sì, chi è che, però è troppo tardi. E chi è che diceva sempre fai il corso su YouTube? E tutti quei quattro. Tu, ripentimento. Puoi pentirti del fatto di essere troppo freddo. Il mio pentimento è aver iniziato questo video. Perché sta durando troppo. Sì, o tu hai inventato il bookmark. Non l'hai inventato il bookmark. E poi non si chiama bookmark, è bookbang. No! Bookbang. Hai detto bookmark. Hai detto bookbang. Boomerang. Bookbang. Oh. Comunque il pentimento è di Surri, ve lo dico io. E di essere troppo freddo nella vita, quindi non essersi mai aperto al mondo. Non ne frega niente. Ma no, non è vero, quello sai, su quelle cose che no, non te ne frega niente, però dentro poi copi. Poi piangi in camera. No, sono una persona. Io penso che se sei buono nella vita e la gente non ti dà niente, prima o poi ti ritorna qualcosa di positivo. In cosa si è trasformato questo mukbang? Il tuo pentimento, aver comprato sta fascetta, ecco cosa. Wimbledon, dai. Nella mia vita ho sempre fatto le scelte giuste. Quindi se uno è buono. Che è diventato sto video? Non è più mukbang, è una saluta al terapista. L'inizio del pentimento e l'inizio di una nuova vita, ragazzi. E con questa perla di saggezza, ragazzi, io vi dico che questo mukbang finisce qui. Non so sinceramente se ce ne saranno altri, perché il mio pentimento è davvero aver iniziato questa cosa. Ci vediamo in un prossimo video. Grazie a Mate, grazie a tutti. E niente, ciao a tutti.